Eccoci, buonasera. Allora, il telegiornale apre con notizie dell'ultima ora che stanno arrivando dall'Iraq, dove c'è una situazione molto molto grave nel nord del paese. Cosa succede? Che ancora una volta l'attacco degli uomini del califfato, gli uomini di al-Baghdadi, gli uomini di Daesh, dell'ISIS, dello Stato Islamico, dell'Iraq e del Levante, insomma quelli che sono gli eredi di Al-Qaeda, feroci, estremisti dell'Islam, tutti questi hanno assaltato anche le ultime roccaforti dei cristiani dell'antico rito siriaco di ascendenza sira, le città come Karakosh, che è considerata la capitale dei cristiani dell'Iraq. È praticamente una città svuotata, 50.000 abitanti che sono fuggiti verso il nord, verso il Kurdistan, in una situazione che si è fatta gravissima e che la Casa Bianca stasera ha definito catastrofe umanitaria, fino a far dire a Barack Obama che è possibile che gli Stati Uniti intervengano militarmente attraverso raid aerei nel nord dell'Iraq. Ora voi capite che cosa vuol dire 11 anni dopo la guerra dell'Iraq sentir dire da un presidente americano che c'è la possibilità di un'azione. Sarà riunito il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su richiesta della Francia, che a sua volta ha promesso il suo aiuto anche militare all'Iraq e alle forze di Baghdad, del governo iracheno, ma anche dei curdi del nord del paese. La preoccupazione internazionale, come capite, è forte. Ma voi direte, ma non c'erano ieri altre preoccupazioni, quelle sull'euro, quelle sulla situazione italiana, quelle sul PIL? Certo, anche di quello parleremo, perché Draghi ha detto che ci vogliono riforme e in fretta, e praticamente la cabina di regia delle riforme non dovrebbe più stare negli stati nazionali per far sì che le cose davvero marcino. Ma se c'è una speranza, se c'era una speranza che le parole del Presidente della Banca Centrale Europea placassero i mercati, non è stato così. Spread a 180, la borsa ha perso un altro 2%. È fatto l'accordo per Alitalia, ma già domani si misurerà con una protesta che sicuramente non troverà felici i viaggiatori in giornate decisive proprio per le partenze, per le vacanze, un nuovo sciopero di massa dei lavoratori di Fiumicino. Questo e altro nel telegiornale che inizia tra 30 secondi. Vera e propria fuga di massa dalle città cristiane del nord dell'Iraq, prese d'assalto ed espugnate dagli uomini del califfato di al-Baghdadi. Nella regione di Kirkuk più di 100.000 cristiani sono in fuga dalle violenze e Barack Obama ha fatto sapere che gli Stati Uniti sono pronti a un aiuto militare sotto forma di azioni aeree per contenere l'avanzata degli uomini dell'ISIS. All'Italia, accordo in dirittura d'arrivo con Etihad, è domani. Domani ci sarà la firma dell'accordo, lo ha detto Lupi. Ma che cosa succede? Sul giorno della svolta incombe l'ultima battaglia dei dipendenti, che sarebbero intenzionati a presentare in massa certificati medici come risposta alle lettere di licenziamento. Il rischio è il blocco totale domani di Fiumicino, soprattutto per i bagagli. La riforma del Senato allo sprint finale, ma è battaglia in aula. I 5 Stelle abbandonano l'Aventino, vanno allo scontro col presidente Grasso nel tentativo di ostacolare le ultime votazioni. Grasso espelle il senatore Lucidi, che non vuole lasciare l'aula, scoppia il parapiglia, seduta sospesa, attacco al presidente del Senato per non aver sanzionato i cosiddetti pianisti. Voto dopo voto però la riforma vede il traguardo. Stasera sono chiuse le ultime votazioni, domani il via libera finale, rispettando il limite dell'8 agosto. La Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi di interesse all'ulteriore 15%, ma il Presidente Draghi chiede più coraggio ai paesi dell'Eurozona. È arrivato il momento di cedere sovranità all'Europa per quanto riguarda le riforme strutturali.
Draghi spiega i dati negativi del PIL italiano con l'incertezza sulle riforme e l'elevata tassazione che allontana gli investimenti privati nel nostro paese. Parole queste ultime apprezzate ufficialmente da Renzi. E i timori espressi dalla BCE sul terzo e quarto trimestre 2014 per i rischi geopolitici contribuiscono alla caduta delle borse, negative tutte le piazze europee, con Milano che perde il 2% dopo un avvio positivo, torna a impennarsi lo spread, la differenza tra BTP decennali e Bund tedeschi tocca quota 180, la più alta degli ultimi mesi, Padoan rassicura, non ci sarà una manovra correttiva. E taglieremo la spesa pubblica, e Brunetta ironico, se tutto va bene, siamo rovinati. Buonasera, avete sentito molti fatti di primo piano, ma secondo noi quello che più inquieta ed è importante è ciò che sta succedendo nelle zone settentrionali dell'Iraq, dove una nuova azione militare degli uomini dell'ISIS, l'esercito islamico dell'Iraq e del Levante, quello del califfato di al-Baghdadi, una nuova avanzata, dicevo, ha portato alla fuga della popolazione civile dalle città di quella regione, soprattutto da Karakosh, che è considerata la capitale cristiana dell'Iraq. Cosa è successo allora? Di fronte a queste notizie il mondo si è svegliato, il Papa ovviamente ha lanciato un appello, la Francia si è detta disposta a intervenire e ha chiesto la convocazione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, e da parte loro gli Stati Uniti hanno detto che è in corso una catastrofe umanitaria in Iraq e che quindi sono disposti a intervenire con azioni aeree. L'Iraq è ormai vicino alla catastrofe umanitaria, stiamo seguendo la situazione molto da vicino. La Casa Bianca interviene sulla drammatica crisi irachena e non esclude un intervento, anche se non viene specificato di quale natura. Secondo il New York Times, Barack Obama starebbe pensando ad un intervento militare aereo o ad un lancio di aiuti sulle zone dove i combattenti hanno messo in fuga oltre 100.000 persone. Anche François Hollande ha offerto l'aiuto francese all'Iraq in guerra coi miliziani dell'ISIS, che in queste ultime ore hanno conquistato quasi tutte le zone cristiane del paese. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha convocato una riunione urgente per le nostre 23:30. Sul terreno iracheno gli uomini dell'ISIS avanzano implacabili e dopo il loro passaggio nulla è più come prima. Chiese distrutte, croci bruciate, 100.000 cristiani in fuga. La situazione sta andando di male in peggio, c'è bisogno di aiuto internazionale di un esercito professionale ben equipaggiato, ha detto oggi il patriarca Luis Rafael Sacco, appellandosi al mondo. È tornato a far sentire la sua voce anche il Papa, che ha lanciato un appello alla comunità internazionale chiedendo protezione per i cristiani affinché prevalga la pace nel paese martoriato da guerre ormai infinite. Sembrano venire da un decennio fa le notizie di oggi. Ci sono stati attentati nel nord di Baghdad, dove un kamikaze si è fatto esplodere ad un posto di blocco uccidendo 17 persone, e nella moschea di Kirkuk, dove si erano rifugiate le famiglie sciite in fuga. L'esplosivo ha ucciso 8 persone e ne ha ferite più di 20. L'intera popolazione della regione è stata messa in fuga dai miliziani dalle bandiere nere, che hanno annunciato di aver preso il controllo di oltre 15 città e della diga di Mosul sul fiume Tigri, la più grande del paese. I combattimenti impazzano nel nord curdo e petrolifero del paese. Le milizie hanno messo in difficoltà anche i fieri combattenti Peshmerga, storici nemici di Saddam Hussein, che non esitò a usare i gas per sterminare i curdi. Ora si trovano a fronteggiare un esercito, quello dell'ISIS, composto per un 10% anche dagli altri nemici storici dei curdi, i turchi. Lo ha rivelato il settimanale tedesco Die Welt, secondo il quale molti tra gli arruolati dell'ISIS sarebbero europei di origine turca. Una situazione molto pericolosa, una situazione che è stata sottovalutata, il fatto che sia stato proclamato quel califfato tra le zone che non sono più sotto il controllo dell'esercito di Assad in Siria e le zone del nord dell'Iraq che sono state sottratte sia all'esercito di Baghdad sia ai Peshmerga curdi, e tutto questo ha provocato una situazione che sul campo è pericolosissima, come vediamo. In questo momento l'ISIS non pare affrontabile sul terreno. Ci vuole un'azione internazionale, di questo si parla alle 11:30 stasera in quella riunione, avete sentito, del servizio del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Un'azione internazionale e di che tipo? Quello che è certo è che sono giornate molto molto incerte.
ma dal mondo islamico, come si sa, è arrivato qualcos'altro proprio per via aerea. L'aiuto decisivo in Italia alla nostra ex compagnia di bandiera per sopravvivere. E domani si firma l'accordo. L'incontro di stamattina a Palazzo Chigi con Etihad si è chiuso con soddisfazione reciproca, si legge nella nota che compare sul sito del governo. È la conferma ufficiale dopo mesi, anni di Via Crucis, l'ex compagnia di bandiera volta pagina. La firma dell'accordo che prevede la cessione ad Etihad del 49% della nuova compagnia arriverà domani pomeriggio, annuncia il ministro Lupi, uscendo dall'incontro con James Hogan, amministratore delegato della compagnia di Abu Dhabi. Un ottimo lavoro, lo definisce il ministro dei trasporti, una notizia positiva in un momento in cui l'orizzonte economico italiano appare ancora più scuro del previsto. Un progetto industriale forte che guarda al futuro. Questo mi sembra l'elemento essenziale dell'accordo. Ieri l'Italia -0,2, recessione, oggi un dato. C'è chi crede ancora nel nostro paese. Noi abbiamo lavorato in 7 mesi insistentemente perché si potesse tornare a credere che l'Italia è un paese in cui si può investire ed è un grande paese industriale. L'ex compagnia di bandiera, insomma, per il governo deve diventare la bandiera di un'Italia che può reagire. A settembre il governo presenterà a Bruxelles i dettagli dell'accordo. Non temiamo nessuno stop, assicura Lupi. Il dossier è stato seguito in tutti i suoi punti. Sugli esuberi Lupi annuncia erano 2.250, oltre 1.200 saranno ricollocati grazie ai progetti di sviluppo di Fiumicino e di rilancio di Malpensa. Per gli altri 900 lavoratori scatteranno gli ammortizzatori sociali, 80% dello stipendio per 4 anni e l'aiuto nella ricerca di un nuovo impiego. Gli ultimi nodi da sciogliere ora vengono affrontati nel consiglio di amministrazione in corso e domani l'assemblea degli azionisti dovrà varare l'aumento di capitale da 300 milioni di euro. 75 verranno versati da Poste Italiane dopo che l'amministratore delegato Francesco Caio ha ottenuto le garanzie che aveva chiesto sulle sinergie industriali con Etihad. Insomma, le Poste e gli Emirati per salvare Alitalia, ma in realtà purtroppo la situazione non è ancora stabilizzata. Perché? Perché chi arrivasse in Italia, chi arrivasse nella capitale d'Italia, nel suo scalo aereo domani, dopodomani, nel weekend forse più intenso del traffico delle vacanze, troverebbe la situazione che stiamo per vedere. A dare la notizia è stata l'autorità di garanzia per gli scioperi, i certificati medici in arrivo per giustificare assenze di massa dei lavoratori all'Italia e il rischio del caos nel giorno dell'accordo tra l'Italia e Etihad. Il garante Roberto Alessa ha definito questa eventualità come un vero e proprio attentato ai diritti dei cittadini in un periodo in cui queste agitazioni non sono consentite. Uno strumento fraudolento, osserva il garante, che aveva già minacciato sanzioni e pronto a segnalare ogni abuso alla Procura della Repubblica. Molto critico è il leader della CISL Bonanni. Qualcuno soffia sul fuoco, si stanno rovinando con le proprie mani. Duri provvedimenti in caso di nuovi disservizi, chiede il presidente dell'ENAC Vittorio Riggio. Non tollereremo nuovi disagi, assicura dal canto suo il ministro Lupi, che ha chiesto al ministro della salute di attivarsi per tutti i controlli del caso. Tra le conseguenze c'è la questione dei bagagli all'aeroporto di Fiumicino, uno dei possibili effetti collaterali dell'operazione. Con lo sciopero bianco contro i previsti tagli del personale che dall'inizio della settimana ha coinvolto i lavoratori impegnati nella movimentazione delle valigie ed ha portato a vedere immagini come queste, migliaia di trolley fermi sulle piste con turisti costretti a viaggiare spesso senza bagagli. La situazione a fatica stava tornando alla normalità dopo l'intervento di 200 addetti di aeroporti di Roma che avevano fatto partire buona parte delle valigie ferme nello scalo di Fiumicino. Stava per l'appunto perché una nuova paralisi e nuovi disagi sembrano adesso possibili nel fine settimana. Bisognerà pur dirlo che alla fine ci rimetterebbero coloro che vanno in vacanza, i cittadini. Non ci rimetterebbe l'Alitalia, non ci rimetterebbe il governo, ci rimetterebbe il paese, che ci perderebbe per l'ennesima volta la faccia. E ci perderebbero probabilmente coloro che proclamano questo sciopero mascherato attraverso l'esibizione di certificati medici di comodo. Un'iniziativa sciagurata. Anche se si capisce che si sia disposti a tutto per evitare le lettere di licenziamento, la perdita di un posto di lavoro è comunque qualcosa di grave, ma non alla fine a rimetterci debbono essere i cittadini nei giorni delle ferie e peraltro pagando ovviamente anche in modo salato a volte i biglietti aerei. Andiamo a vedere la situazione nel penultimo giorno prima del voto finale sulla riforma del Senato, una delle sedute più nervose degli ultimi mesi.
La maratona sulla riforma è all'ultimo chilometro. Al Senato si consumano gli ultimi fuochi. Protagonisti assoluti 5 Stelle che, abbandonato l'Aventino, provano, con il poco tempo rimasto a loro disposizione, ad ostacolare il rush finale e vanno allo scontro con il presidente Grasso. A metà pomeriggio scoppia la protesta per i tempi troppo limitati concessi per presentare nuovi subemendamenti. Il senatore Lucidi si imbavaglia e Grasso lo espelle. Senatore Lucidi, visto che è imbavagliato, si accomodi fuori. Lucidi non ne vuole sapere di lasciare l'aula, difeso dai suoi colleghi. Ne nasce un parapiglia e la seduta viene sospesa. Alla ripresa lo scontro prosegue. D'ora in poi chi disturba va fuori, ammonisce Grasso. Il capogruppo grillino Petrocelli lo accusa. Ha espulso Lucidi solo perché appartiene ai 5 Stelle. Qui ci sono atteggiamenti della Presidenza che sono differenti a seconda del gruppo di appartenenza. Qui ci sono da parte della Presidenza, chiunque presieda, atteggiamenti di servilismo verso la maggioranza e il governo che, per quanto riguarda invece le opposizioni, sono inaccettabili. Tra le accuse al Presidente è quella di non aver sanzionato i pianisti. La seduta del mattino era stata animata dal senatore grillino Ciampolillo, che ne aveva scovato uno tra i banchi di Forza Italia, una pallina di carta inserita nella fessura dove si infila la scheda per votare, in modo da partecipare alle votazioni anche stando fuori dall'aula. Un fatto gravissimo, ma che non influenza le votazioni, la replica di Grasso. Mentre il senatore mostrava l'oggetto in questione, dall'alto gli veniva lanciata una simile pallina di carta, episodio colto da un video postato sul blog di Grillo, con tanto di denuncia pubblica del fatto. Allora, il senatore Aracri, mentre io protestavo, il senatore Aracri ha appallottolato una pallina di carta, ha fatto una pallina di carta e me l'ha lanciata contro. C'è un video che sta girando in rete. Io le chiedo pertanto, Presidente, di prendere provvedimenti contro il senatore Aracri. Questo è il rispetto che il senatore Aracri ha per le istituzioni. Dovrebbe stare senatore fuori Ciampolillo. Questa gente è una vergogna. Si vergogna. Senatore Ciampolillo, la Presidenza ha visto tutto, ha visto anche che non l'ha colpito. Il lancio di palline prosegue in un clima da penultimo giorno di scuola. Nel frattempo, articolo dopo articolo, la riforma in vista del traguardo. Alle 19.30 l'esame è concluso tra l'applauso liberatorio della maggioranza e i mugugni dell'opposizione. Domattina alle 9.30 le dichiarazioni di voto finali e poi il primo via libera. La scadenza è l'8 agosto, alla fine sarà rispettata. E a quanto pare le opposizioni, soprattutto Movimento 5 Stelle e Lega, stanno prendendo in considerazione la possibilità di non partecipare domani al voto finale, di lasciare l'aula dopo le dichiarazioni di voto. Staremo a vedere. Ieri abbiamo aperto il giornale, come era inevitabile, con la mazzata della notizia sul PIL, -0,2 nel secondo trimestre. Oggi c'era grande attesa per quello che ne avrebbe detto nella sua consueta conferenza stampa dopo la riunione del board della Banca Centrale Europea, il presidente Mario Draghi. Riforme, la parola chiave per rilanciare il PIL italiano. Draghi lo ribatte a chiare lettere parlando alla stampa a Bruxelles al termine del direttivo della BCE. Parla all'Europa, ai mercati, a Renzi in persona. Il suo suona soprattutto come un campanello d'allarme all'indomani del -0,2% che ci fa ripiombare in recessione tecnica. Una delle componenti del basso PIL italiano, dice il numero uno della Banca Centrale Europea, è il livello significativamente basso degli investimenti privati, nonostante una ripresa dei consumi. L'Italia può rimediare solo con le riforme, perché la mancanza di riforme è un grande fattore di scoraggiamento degli investimenti. Ecco perché, secondo Draghi, per i paesi dell'Eurozona è arrivato il momento di cedere sovranità all'Europa per quanto riguarda le riforme strutturali. Come a dire, se i paesi dell'Unione non sono in grado di riformarsi autonomamente, come dimostrano i dati al ribasso degli stati che non hanno fatto programmi convincenti di ristrutturazione, meglio che intervenga direttamente Bruxelles. Dal punto di vista monetario, invece, è rimasto, e così sarà nel lungo periodo, tutto invariato. Con la BCE, fa sapere il Presidente, che ha lasciato
il tasso principale ai minimi dello 0,15%. Questo non impedirà all'Eurotower di ricorrere anche a misure non convenzionali se fosse necessario per far fronte alla crisi, interventi che riporteranno l'inflazione verso l'obiettivo del 2%. A un altro obiettivo in questo quadro di riforme e di tagli alla spesa lavora invece il commissario Cottarelli, la riduzione delle partecipate locali da 8.000 a 1.000 in 3 anni, con una stima di risparmio a regime di 2-3 miliardi. I dettagli dell'intervento, non solo tagli lineari ma anche investimenti sulle società che rimarranno per migliorarne l'efficienza, nel rapporto inviato nel pomeriggio a Palazzo Chigi e presentato stamattina in commissione bicamerale per il federalismo, un progetto sul quale a quanto pare il commissario alla spending review in collaborazione con i vari ministeri continuerà a lavorare, se è vero che, interrogato sull'ipotesi di possibili imminenti dimissioni, risponde così. Adesso io lavoro, continuo a lavorare, sto proseguendo, credo siano cose importanti da fare, tutto il resto io mi concentro sul lavoro. Andiamo a vedere come anche oggi la borsa risponda a modo suo a queste nuove nubi. E per quanto riguarda l'Italia, lo spread torni pericolosamente a salire. Come nello sport, la partita finisce al fischio dell'arbitro, così in borsa bisogna aspettare la chiusura per capire davvero come la vedano i mercati, e mai come oggi questo è stato vero. Il clima infatti non era dei migliori stamattina dopo il tonfo di ieri, i tecnici avevano già definito la giornata volatile, come si dice, senza grandi stress. Poi però qualcosa ha cominciato a cambiare, le vendite sono aumentate, gli indici hanno virato verso il rosso, tanto che l'indice FTSE MIB ha concluso la giornata in perdita dell'1,94%. Ma soprattutto, intorno alle 16.30, il famigerato spread ha cominciato a impennarsi fino a chiudere alle 17.30 a quota 180 punti base con un rendimento al 2,86%, uno dei livelli peggiori degli ultimi mesi e abbastanza preoccupante. Se si pensa per esempio che oggi il differenziale tra i titoli tedeschi e i bonus di Madrid si è posizionato a 156 punti, il che fuori dai numeri significa che gli investitori si fidano più di investire in Spagna che da noi. Certo questo era prevedibile dopo il dato del PIL di ieri, ma c'è dell'altro. Diversi operatori ritengono infatti che abbiano pesato sulle borse europee, perché in realtà tutte hanno chiuso in negativo, le parole di Mario Draghi, in particolare quando ha ipotizzato che le variabili geopolitiche potrebbero rendere più difficile la congiuntura nel terzo e quarto trimestre del 2014. Ed effettivamente l'andamento del nostro indice comincia a scendere proprio intorno alle 14.30 e poi alle 15.17, quando il governatore della BCE comincia a parlare, dopo aver comunicato che i tassi rimarranno invariati, esprime un po' di pessimismo sui prossimi mesi, chiedendo di fatto agli stati di cedere la loro sovranità in materia di riforme strutturali. Ipotesi, mentre quello che resta certo è che a complicare la situazione contribuisce anche la locomotiva tedesca, che pare essersi fermata, e soprattutto la nuova guerra fredda economica che è scoppiata tra Occidente e Russia, che proprio oggi ha confermato come controsanzione l'embargo totale nei confronti del settore agroalimentare statunitense ed europeo. Una manovra che costerà all'Italia oltre 700 milioni di euro. E di tutto questo, di questa situazione economica e finanziaria così difficile, non si poteva non parlare alla Camera. C'era tra l'altro il ministro dell'economia Padoan e ha dovuto anche ascoltare sferzanti repliche. Sarebbe sbagliato e fuorviante, come fanno molti commentatori, prendere in considerazione un quadro macroeconomico di pochi trimestri per valutare l'efficacia e l'impatto dell'azione di governo. Accelerare e guardare avanti. Il ministro dell'economia Padoan prende la parola alla Camera, che da poco ha approvato con la terza fiducia in una settimana il decreto sulla pubblica amministrazione, e prova ad indicare un orizzonte che oltrepassi il quadro negativo dipinto ieri dall'Istat con i dati sul PIL. Anche sugli effetti degli 80 euro di bonus è prematuro fare un bilancio, avverte il ministro. Certo, il crinale è stretto e la spending review rimane nella stella polare. Senza tagli sono a rischio le detrazioni fiscali dal 2015. Ma i tagli non possono essere lineari, devono avere un timbro politico, dice nelle stesse ore in cui il commissario Cottarelli diffonde le sue ricette. Insieme ai tagli, però, Padoan sottolinea la necessità delle riforme strutturali. Tra queste anche il primo tassello di quella della pubblica amministrazione, approvato poco prima nella stessa aula, e che prevede la mobilità obbligatoria per i dipendenti pubblici fino a 50 km e la rimodulazione del turno
turnover, ma probabilmente il testo sarà ricordato più per quel che non contiene, cioè la norma su quota 96 che avrebbe consentito il pensionamento anticipato di 4.000 docenti bloccati dalla riforma Fornero, passaggio accompagnato dalle polemiche delle opposizioni sul quale il governo ha promesso di tornare con misure ad hoc. La volta buona il commento del Premier Renzi che invita ad accelerare sui decreti attuativi. Soddisfatta la ministra Madia che twitta decreto PA e legge, equità, compensi pubblici, anticorruzione, semplificazione ed efficienza con mobilità. La riforma continua con il DDL in Senato. Da Brunetta un commento al vetriolo. 3,2 voti di fiducia al mese per approvare della robaccia, mai vista nella nostra storia parlamentare. L'ultimo, il decreto Madia sulla pubblica amministrazione, ma l'ha letto, professor Padoan? Ha letto le schifezze in esso contenute? Ma dove vogliamo andare, professor Padoan? Dove vuole andare questo governo? La bocciatura del capogruppo forzista è totale alla riforma, ma soprattutto alla linea del governo, controcanto rispetto all'atteggiamento di Berlusconi che ieri avrebbe offerto a Renzi una stampella sui dossier economici. E come avete capito si sta andando avanti a tambur battente, perché domani si vota la riforma del Senato, oggi si è approvata in via definitiva all'altro ramo del Parlamento la riforma della pubblica amministrazione e in questo momento al Senato c'è la riunione dei capigruppo perché il governo potrebbe porre a breve la fiducia sul decreto competitività, arrivare al voto già stasera. La verità vera, l'avete ben capita, è che tutti, Camera e Senato, sono con le valigie in mano. E forse si dimenticano un po' i dati della realtà. Tra cui quello che è successo l'altro giorno a Refrontolo. Che è successo nel Trevigiano? Quali sono le responsabilità? È stata una fatalità? Il Paese, perlomeno quello ufficiale, già quasi se n'è scordato. Ma lì nel Trevigiano ovviamente no, anche perché oggi era il giorno dell'ultimo saluto alle vittime. Trovare i responsabili della tragedia. Ai funerali delle quattro vittime dell'esondazione di Refrontolo sulle Prealpi vicino a Treviso, il parroco Don Giuseppe Nadal non dà la colpa alla pioggia o al destino. Chiede che sia fatta chiarezza e che l'indagine sia condotta seriamente. Nel Duomo di Pieve di Soligo, durante la funzione funebre, oggi erano più di un migliaio. Alcuni hanno dovuto ascoltare la messa celebrata da Monsignor Silvio Padoin fuori, dagli altoparlanti, sotto gli ombrelli, perché qui la pioggia continua a cadere, a intermittenza. Salvami, oh Dio, l'acqua mi giunge alla gola. Stendi dall'alto la tua mano, scampami e salvami dalle grandi acque. Nel Duomo anche il ministro dell'Ambiente Galletti e il presidente della regione Veneto Zaia e numerosi alpini e vigili del fuoco, gli stessi che hanno prestato soccorso la notte del 2 agosto quando un'ondata d'acqua è venuta giù dalla cascata del vecchio mulino della Croda, travolgendo il tendone della festa nello spiazzo a un centinaio di metri. Quella sera, quando l'acqua ha cominciato a salire, alcuni dei presenti ancora scherzavano. A quanto sembra il pericolo non è stato subito percepito e non sarebbe stato dato tempestivamente l'allarme. La festa era stata organizzata in collaborazione con un'associazione di volontari locali. Le indagini della Procura di Treviso, contro ignoti per omicidio colposo plurimo, valuteranno anche l'eventuale mancanza di adeguate misure di sicurezza. Partire innanzitutto non mettendo sul banco degli imputati il volontariato. Ricordiamoci che anche tra le persone che hanno perso la vita c'è chi faceva volontariato, chi si occupava di proloco, anche di quello proloco. In generale ripristinare lo stato dei luoghi, i luoghi della tragedia e continuare nella messa in sicurezza del territorio. Il presidente della regione Veneto è tornato a difendere le coltivazioni di vite, secondo alcuni ambientalisti impedirebbero l'assorbimento dell'acqua. Il torrente che ha rotto gli argini scorre fra i monti coltivati a terrazze, da queste parti si fa il prosecco, Val Dobbiadene è solo a pochi chilometri. Ma è solo una delle tesi al vaglio della Procura, che indaga anche sulla manutenzione del territorio. Lo scorso febbraio, fanno sapere dal Genio Civile di Treviso, proprio sopra il mulinetto c'era già stata una frana ed era stato necessario intervenire sugli argini del torrente. E un intervento di consolidamento era stato programmato per il prossimo ottobre. Tra poco c'è proprio Matteo Renzi, ospite di Alessandra Sardoni e Salvo Sottile in onda. È la puntata lunga e oltre al Premier a commentare probabilmente le sue parole ci sono Marco Travaglio, Marcello Sorgi e Guido Gentili. E poi si parlerà anche del caso Corona, proprio Travaglio ha chiesto la grazia per Fabrizio Corona. Ci sarà anche tra gli ospiti, interverrà anche la madre di Corona.
stesso. Noi ci fermiamo. Infine, sta andando male anche la borsa di New York, il Dow Jones perde lo 0,35%, il Nasdaq lo 0,20%. Vi lascio in onda la puntata lunga, vi ricordo la prima parte con Renzi e poi il caso Corona. Buonasera, domani.